Gli appuntamenti sono tanti e diversificati. Abbiamo cercato di rispettare quello che è il tema principale di Pesaro 2024, la natura della cultura, individuando degli appuntamenti che siano diversi anche per target. In modo particolare abbiamo pensato a degli appuntamenti dedicati ai ragazzi con dei laboratori inclusivi che permettono ai ragazzi di capire l'essenza della natura e quindi di, come dire, sporcarsi le mani nel conoscere le piante, nel conoscere il loro valore e nel conoscere la loro importanza anche dal punto di vista naturale e culturale. Da lì proseguiamo anche con degli spettacoli, in modo particolare avremo Amelin, che è uno spettacolo che è stato premiato nel 2023 come miglior spettacolo per le nuove generazioni, che si ispira alla vecchia favola del pifferaio magico, e poi collaboreremo con delle associazioni culturali del luogo che promuoveranno un incontro diretto alla poesia e alla lettura strettamente legata all'identità del territorio, per poi concludere con degli spettacoli musicali al Teatro del Trionfo e degli spettacoli nei luoghi in cui, che noi abbiamo chiamato di segreta bellezza, perché sono quei luoghi dove solitamente vi è la produzione delle nostre eccellenze enogastronomiche. Quindi metteremo a fattor comune anche qui musica ed eccellenze enogastronomiche. Per finire poi con Trionfo Gourmet, che è un pranzo spettacolo che si terrà domenica 17 novembre con la regia di Chef Stellati nel luogo del Teatro del Trionfo, oltre alla mostra di Gesine Arp, che oggi qui era con noi, che torna dopo tanti anni al Teatro del Trionfo di Cartoceto. Cartoceto ha interpretato, credo, in maniera ottimale lo spirito della natura e della cultura, e non poteva essere altrimenti, diciamo, per una realtà che ha sempre fatto della bellezza sia paesaggistica, legata anche all'agricoltura, alla cultura del paesaggio e architettonica, come all'interno della settimana saranno previsti momenti anche assieme all'ordine provinciale degli architetti, proprio per valorizzare il tema della bellezza dei borghi, ma anche della vita e della vivacizzazione dei borghi, e così come appunto la sintesi anche, no, tra bellezza, natura, tecnica, arte, che andiamo ricercando nei programmi della Capitale della Cultura, rappresentata dal Teatro del Trionfo, dove naturalmente c'è anche l'aspetto artistico, tecnico, e dove, insomma, sarà teatro, insomma, di tanti appuntamenti di una settimana ricca, che inizia con il coinvolgimento delle scuole, come è bene che sia, anche e soprattutto per il trasferimento, insomma, delle conoscenze, della passione, a partire dagli elementi naturali, botanici, e fino a abbracciare tutte le arti, dal teatro alla pittura alla musica. E quindi una settimana intensa, per cui ringrazio naturalmente l'amministrazione e tutti quelli che hanno lavorato da Cartoceto a questo progetto, che credo potrà rilanciare in maniera importante anche il progetto ancora più ambizioso di Capitale Europea 2033.